Partiamo con... Ok, cominciamo con il montare i motori che si trovano nella parte anteriore del robot. Allora prendo i due motori. Uno e due. Li avvicino tenendo il cavo verso il basso. Il basso è verso la parte posteriore del robot, dritta. Ok, rispetto alla parte anteriore che è quella curva. Per tenerli separati mi aiuto con la batteria. Quindi mi avvicino alla batteria che metto in mezzo per tenere separati i motori. Ora li blocco usando un elastico. Quindi prendo un elastico, è già doppio. E voilà. Ora, se si vuole tenere i motori ancora più fissi, si può fare un terzo giro. Vediamo se riesco. Ops. Eccolo qua. Così sono più fermi. Stai soffrendo, no? Giusto? Beh, medio. Medio. Medio, ok. Sistemo gli elastici. Tra quanto finisce la prima parte? Questa è andata. Ok. Ok, quattro Controllo componenti. di aver sistemato bene gli elastici, giusto perché non facciano spessore. Ma se no va bene anche così. Ok. Dai. E questa è la prima parte. I motori sono collegati. Parte 2. Ok. Bene. Ora dobbiamo collegare sopra i motori la breadboard, la tavoletta bucherellata. Esatto. E la incastriamo sotto l'elastico, facendo entrare l'elastico nella canaletta, nella parte concava centrale della tavoletta. Esattamente. Così va bene? Perfetto. Se lo faccio io riescono a farlo tutti. Poi? Poi colleghiamo le batterie da 1,5 volt, il kit di batterie. Da che parte? Le colleghiamo sotto la tavoletta, esatto, dal lato motori. I fili? I fili li incrociamo, quelli dei motori, esatto, giusto perché stiano più fermi, e solleviamo quello della batteria da 9 volt, esatto. Ora possiamo appoggiare le batterie tenendo i filetti verso il basso. Esatto, possiamo collegarla in questo modo o girandola dall'altro lato, tenendo nascoste le batterie. È indifferente. Ok, ora per tenere bloccate le batterie usiamo un elastico. Esatto. Devo fare i tre giri? Anche due. Se si vuole tenere più fermo, se uno riesce, fa anche tre giri. Ok. Sto giro soffro io? Eh sì. Tanto o poco? No, no, per me è abbastanza. No. Bene, questo ci siamo. Questa seconda fase è terminata. Ok, grazie. Ok, sketch numero 3. Ora portiamo i cavi dei motori nella parte superiore del robottino, incrociandoli. Nella parte superiore, esatto. Ok. Perfetto. Ora possiamo inserire sotto l'elastico Arduino, la schedina di Arduino. La inseriamo, esatto, nell'elastico centrale. Ok, esatto, in questo modo. Tenendo i collegamenti del cavo USB e dell'alimentazione verso l'esterno. Simpatici, sti elastici. Tutto perfetto. Ok. Ora blocchiamo i cavetti che abbiamo portato nella parte superiore, inserendoli sotto un elastichetto che tiene fermo la breadboard. Esatto, solleviamo un filetto e facciamoci passare sotto il cavo. Non sono la DHD, per cui ho bisogno di appoggiare. Giusto per tenerli fermi. Ottimo. Ok. Fatto. Perfetto. Finito. E anche questa parte è terminata.
4. 4, sicuro, No, ok. però va bene lo stesso. Ok, perfetto. Bene, ora dobbiamo collegare le ruote che stanno nella parte posteriore del robot. Per fare questo ci serve il nostro wafer, il nostro pezzettino di legno, che appoggiamo esatto dopo i motori, dopo le batterie, scusa. Aspetta una cosa, non so, domanda. Se lo spostiamo questo, Ottima giriamo. idea, sì, Ah, vero, ok. giusto, giusto. Dai. Per comodità, sì, siccome i fili rompono un po' le scatole, li spostiamo di lato. Sto distruggendo praticamente La fortuna di averlo modificabile è questo. lo scenario, Fatto. Ok, metto questo biscottino, Esatto. ok. Bene. Ora prendiamo il bastoncino che usiamo come, ecco qua, come asse posteriore per le ruote. Questo? Esatto. E lo appoggiamo sopra il wafer e con un elastico blocchiamo il tutto. Anche in questo giro, in questo caso, due giri d'elastico, tre se si riesce, ma penso che due giri siano due sufficienti. Spero. Così va bene. Esatto. Sta soffrendo abbastanza? No. No, quando posto? A posto. Finita fase, ok. Io però a questo punto collegherei anche le ruote posteriori. E così abbiamo terminato la parte posteriore. Sicuro? Sì. Ok. Non era prevista, ma la facciamo. Ma facciamola. Colleghiamo le ruote rosse. Rosse. Sì, quelle col buco. Va bene. Quindi, così, devo Ci si appoggiare. può appoggiare, sì. Bisogna Ok. fare un po' di forza. Esatto. Ci tentiamo. Ok, un'andata. E la seconda. Mettiamo qua. Ok. Più o meno uguali. No, uno sporge un po' di più. Problema? No, sicuro. Basta mettere bene il quadratino in legno, Sì, hai giusto che non ragione. scivoli, ecco, centrarle. Usiamo il bastone. Esatto. Possiamo raddrizzare e vediamo come si vede dall'alto. Ecco, da qua si può dopo sistemare, però insomma, questa Ah, aspetta, questa è fase. sfuggita. Ecco qua. Aspetta. Ecco qua. Ottimo. E anche questa fase è terminata. Bene. Capitolo numero 5. 5. E quindi? Colleghiamo i cavi su queste antenne del robot, su questi cavi di motore. I cavetti che andremo a utilizzare sono questi. E tra l'altro, per capire, per ricordare come collegare i cavetti, ci ricordiamo che sul filetto arancione ci va il cavetto arancione. In linea col filetto rosso mettiamo il cavetto rosso, in linea con il cavo più scuro, non è proprio nero, ma insomma è un marrone, colleghiamo il cavo nero. Quindi arancione in linea con l'arancione, Vai rosso in sulla linea con il cavo parte rosso. bianca. Ah, ecco, perfetto, vedo benissimo. Ok. Stessa cosa dall'altra parte, quindi prendo un cavetto arancione in linea con quello arancione, prendo un cavo rosso e un cavo nero. Quindi anche in questo caso abbiamo arancione, rosso e scuro, nero. Ora colleghiamo questi cavetti nella breadboard, in questa tavoletta bucata. E ci ricordiamo che il cavetto rosso lo colleghiamo in questa linea vicino alla lineetta rossa, in questi buchetti che sono vicini alla linea rossa. Mentre il cavetto nero, quello più scuro, lo colleghiamo in uno qualsiasi di questi buchetti che sono vicini alla lineetta azzurra. Quindi questo rosso in uno a caso di questi buchetti vicino alla linea rossa. E questo nero scuro in uno a caso di buchetti azzurri. Faccio la stessa cosa con gli altri cavetti. Rosso su un buco a caso tra questi rossi.
quello nero sono a caso tra questi buchetti che sono vicini alle linee azzurre. Rimangono fuori i due cavetti arancioni, rimangono fuori, non sono collegati i due cavetti arancioni, che collego rispettivamente nella porta 10 e 11 di questa schedina Arduino. Ora bisogna avere buon occhio. Sollevo il robot, vediamo che qui c'è scritto il numeretto 10, qui il numeretto 11. Bene, un cavetto arancione entra sul 10, l'altro cavetto arancione entra sull'11. Finito. Ultima cosa, ci rimane ancora un cavetto nero che come gli altri collegherò su uno di questi buchetti vicino alla linea azzurra, mentre l'altro estremo lo vado a collegare in uno di buchetti identificati dal ground. Qui non so se si vede, c'è scritto GND, che sta per ground. In uno di quei buchetti, e sono più di uno, collego l'altra estremità del cavetto nero. Ok, finito. Finito, questa parte è terminata. Grazie Paolo. Capitolo numero 6. Ok. Ora proviamo a collegare le ruote anteriori del robot. Le ruote dovrebbero essere quelle nere. Esatto. Davanti, dietro. Prova ad infilarle. Ah, grazie. Lo scopriremo solo facendo. Certo. Ok. C'è una parte concava dove si può infilare il perno del motore. Ecco, penso che a vista si riesca a vedere. La mia vista. Esatto. Ok. Sono abbastanza fisse? Come Se si volesse fissarle un po' di più, vedi? abbiamo anche a disposizione delle vitine, che sono parte del kit. Facciamo vedere le vitine. Allora. Che però per utilizzarle, per poter utilizzare e quindi fissare meglio le ruote, è necessario quindi anche un cacciavite. Abbiamo anche dei perni per fare un po' di spessore. In genere non servono, quindi noi in questo caso non le colleghiamo. Però chi volesse avere delle ruote un po' più stabili può anche fissarle con queste viti. Bene. Bene, il robot è costruito, dobbiamo solo alimentare ora i motori e poi vedremo come ultima fase alimentare anche Arduino. Per alimentare i motori dobbiamo collegare gli ultimi due cavetti che rimangono scollegati. Abbiamo quello nero che colleghiamo su un buchetto qualsiasi vicino alla linea azzurra, come i precedenti cavi neri. E questa è una delle parti più critiche. Speriamo che sia andato. E infine il cavetto rosso, sempre in linea con gli altri cavetti rossi. Si muove, sì, perché sta per essere alimentato. È già emozionato. Quindi in linea su uno dei buchetti qualsiasi vicini alla linea rossa. Ecco, inquadro più da vicino. Ci siamo. E questa fase è terminata. Capitolo numero 7. 7. Ora non ci rimane che alimentare il nostro Arduino. Prendiamo il cavetto che proviene dalla batteria 9 volt che abbiamo sotto il robot e la colleghiamo nell'entrata a 5 volt. Anzi, no, 5 volt no, ma insomma, nell'entrata di Arduino. Mi stava sfuggendo. Ecco, e vediamo che comincia a muoversi. Se per caso, precisiamo, vediamo che il robot invece di andare avanti prosegue indietro, cioè va nella direzione opposta a come l'abbiamo programmato, bisogna invertire i due cavetti arancioni. Quindi il cavetto che entra nel buchetto numero 10 deve entrare nel buchetto numero 11 e quello nel buchetto numero 11 nel buchetto numero 10. Quindi in caso in cui avessimo sbagliato e vediamo che il robot procede all'indietro invece di andare avanti,
Questa è una cosa perfetta per chi non ci vede. Esatto, fatto ad Grazie. hoc. Poi cosa possiamo dire? Se dobbiamo programmare il robot ci serve un altro cavo, che è il cavo USB che abbiamo qui sopra il tavolo, che da una parte, da un lato, da un'estremità va collegata al robot, mostriamo anche dove, e l'altra estremità poi andrà collegata al computer. Ok, ci sono. Quindi se vogliamo programmare il robot. Ci siamo? Ah. Esatto. Eccolo qua. E l'altra estremità del cavo andrà collegata al computer. In questo modo sarà possibile modificare il software e far fare al robottino altri movimenti. E con Finito. questo è finito. Bene, bravo. Grazie. Vai. Però a me mi Ma serviria. fare la cosa d'altro, appunto, come ho visto voi, sono io il premio.